Grazie e buongiorno a tutti i colleghi e a tutte le colleghe che sono con noi. Oggi il tema diciamo, è rilevante sotto un duplice, vari effetti, ma sotto un duplice lato. Il lato direi giuridico, giudiziario, il caso di Garlasco, e il lato direi scrittore, letterare, quello del libro che presentiamo oggi. Il garbuglio di Carlasco della dottoressa Gabriella Ambrosio. E questo libro è un'occasione per affrontare varie implicazioni, affrontare il profilo tecnico, la valutazione del giudice, l'apporto e quindi il dubbio razionale di cui ci parlerà il collega Riccardo Rati, che ringrazio per aver proposto lui il tema e devo dire anche per l'impegno nell'aver organizzato questa occasione. Non vado oltre, non indugio e quindi passo la parola alla dottoressa Gabriella Ambrosio, scrittrice e autrice del Garbuglio di Garlasco. Prego. Garbuglio di Garlasco. Allora, sì, il libro del Garbuglio di Garlasco nasce sotto la spinta del dubbio, di un dubbio che nasce in maniera assolutamente casuale, perché non ero particolarmente interessata a questo caso, ma nasce da una chiacchierata fra amici. Fra questi amici c'era una regista. Questa regista, quel giorno che ci siamo incontrati, stava lavorando a un casting, cioè stava cercando la faccia giusta da associare al suo cattivo e si esprimeva così. Vorrei una faccia liscia, sto cercando una faccia liscia, una faccia pulita, qualcuno che però abbia nel comportamento qualcosa di disturbante, una freddezza indefinita, qualcosa di respingente, di ingiustificato, che però è sospetta, che lascia quei semi di sospetto durante la storia, perché poi alla fine deve rivelarsi questo tipo, per benino liscio deve rivelarsi un cattivo. E lì fra amici scatta una battuta che è un bocconiano dagli occhi di ghiaccio sarebbe perfetto. E che non era neanche una battuta in buona fede, era proprio un suggerimento, senza renderci conto di quello che stavamo dicendo. Perché ricorderete che il bocconiano dagli occhi di ghiaccio è come i giornalisti hanno chiamato sin dal secondo o terzo giorno il fidanzato della ragazza che poi è stato condannato. Bocconiano per indicare una certa classe sociale privilegiata e occhi di ghiaccio perché aveva gli occhi chiari. Ora, ed era diventata una specie di maschera dell'arte che voleva dire solo quello. Ora, era una battuta, però, me che mi occupo di comunicazione, ho sempre lavorato nel campo della comunicazione di massa, dal giorno dopo ho incominciato a tornarmi, no? Come quelle cose che poi non si digeriscono e ritornano qui. Ho avuto voglia di capire meglio questo caso, che non era un film, per cui ho rovesciato giù sono stata sopraffatta dal web, da una caterva di talk show in streaming, interviste a criminologi, il parere dei conduttori televisivi e di tutto. E poi ho incominciato a voler conoscere i personaggi, le persone di questa vicenda, e cioè ho incominciato a parlare con i giudici, molte volte con i giudici, con gli avvocati, con i periti, con le famiglie della vittima e del condannato, amici, sono stata a Garlasco, eccetera, eccetera. E naturalmente ho letto le carte. Le carte girano sempre, voi lo sapete, c'è sempre qualcuno che ha l'interesse di passarle ai giornalisti, ma poi sono parziali e poi non sempre le si possono pubblicare. Per cui ho chiesto l'accesso agli atti, alle procure e ai tribunali e mi sono letto tutto, tutte le trascrizioni delle udienze. C'è stato un primo grado, giudice monocratico, appello, Cassazione che appunto, come diceva il dottor De Gioia, annulla la doppia conforme e poi di nuovo l'appello bis con condanna, Cassazione. Condanna definitiva. Mi sono letto tutto questo, mi sono letto le perizie, mi sono letto le intercettazioni, le SIT e anche sono andata a chiedere l'accesso agli atti di processi collegati, perché nel tempo andavano, perché c'erano dei personaggi che si incrociavano. E qui ovviamente mi sono infilata appunto dentro al garbuglio, che è il garbuglio delle carte, però le carte sono prodotte dagli uomini. Dentro le carte c'è tutto il volere, tutto il sentire degli uomini. No? C'è la riflessione, ma c'è anche quello che Kahneman chiama il pensiero veloce, l'intuito. E l'intuito da che nasce? Nasce da esperienze passate che poi condizionano il giudizio presente. No? C'è anche sentimento di sé, c'è un po' di tutto, no? Quando si producono delle carte. Per cui era un garbuglio anche d'umanità. Allora, come fare a trasmettere tutto questo? In quale
con quale tecnica narrativa trasmettere tutto questo al lettore. Cioè io volevo che il lettore entrasse in quella fessura del dubbio e poi vi albergasse per tutto il tempo della lettura del libro. Volevo che il cittadino, che oggi o domani è chiamato a difendere, a giudicare, ad accusare, o in un tribunale, o che si trova in un tribunale a doversi difendere o accusare, volevo che vivesse questa esperienza, che questa storia che poi è emblematica, è interessante perché è emblematica di tante altre. E qual è qual è il libro che quando lo leggi tu ti dimentichi di te stesso e cominci a camminare nelle scarpe delle persone della storia? Cominci a vivere la loro vita, che è l'unica maniera, mettersi nei panni degli altri, vivere l'esperienza degli altri è l'unica maniera per capirlo. Ecco perché questa tecnica narrativa, che è del romanzo, ma appunto, come disse Truman Capote, che se l'inventò con quel grandissimo A sangue freddo, disse: sono romanzi in cui ogni parola è vera, e sono faticosi anche da scrivere proprio per questo, sono terreno minato, perché ho parlato di persone che sono coinvolte emotivamente ancora in questa storia. E questo mi fa venire in mente i rapporti fra legge e letteratura, law and literature, no? Questa disciplina, o forse si può dire interdisciplina, che ha così fortuna in America da 40 anni, tanto che ci sono dei corsi di laurea di legge e letteratura, o in UK dei master, qualcosa anche in Italia. Perché si pensa che l'uomo di diritto, per prepararsi a lavorare nel campo del diritto, debba conoscere la letteratura, studiare la letteratura? Vabbè, lo strumento del linguaggio è lo stesso, cioè Antonio che porta il corpo di Cesare, pugnalato da Bruto, e dice: io sono venuto a seppellire Cesare, non a lodarlo. E Bruto è uomo d'onore, inizia l'orazione funebre, che il popolo vuole acclamare Bruto come nuovo Cesare, la finisce, che il popolo prende le armi insieme a lui contro Bruto, è una grandissima ringa, no? Qualsiasi avvocato sa quanto è importante la struttura narrativa in una ringa per convincere, per avvincere, per far immedesimare nelle sorti della vittima o del colpevole. Ma non è solo questo, il diritto, così come la letteratura, originano dall'uomo, hanno per oggetto l'uomo, cioè meglio, hanno per oggetto delle situazioni difficili che devono interpretare e a cui devono dare un senso. E la letteratura mostra che non esistono leggi universali, generali, che sono valevoli per tutto, ma nella vita ci sono, nell'esperienza dell'uomo ci sono casi singoli, ognuno diverso dall'altro. E la letteratura quindi è quello che può portare il giudice o l'avvocato, può riportargli la loro attenzione sull'uomo, perché è dalla stoffa di cui è fatto l'uomo che poi nasce il dubbio. Perché l'umanità poi è liquida, cioè ognuno di noi ha tutto il bene e tutto il male potenzialmente, no? L'umanità, se c'è un linguaggio che è fluido, che riesce a prendere la forma dell'uomo che racconta, quello è il linguaggio della letteratura. Ora mi direte: ma il linguaggio del diritto non è fluido e non sarà mai fluido, giustamente, deve essere univoco, deve essere coerente, deve discriminare fra lecito e illecito, però il diritto, il linguaggio del diritto, il diritto, gli uomini di diritto devono anche certe volte uscire un po' fuori dal recinto di una certa autoreferenzialità del diritto, devono sporcarsi le mani, devono avere la forza di affrontare la fatica di confrontarsi con l'ambiguità dell'uomo e quindi col dubbio. E se c'è un nemico se c'è un linguaggio che è nemico sia del linguaggio dello scrittore che dell'avvocato, è proprio il linguaggio mediatico. Che è un linguaggio che inchioda, che semplifica, che banalizza, che vuol dire una cosa sola, così come Bocconiano dagli occhi di ghiaccio è una maschera dell'arte, ma tutti ci cascano. C'era l'autore del deserto, Dino Buzzati, l'autore del deserto dei Tartari, che seguì il caso come cronista, credo, del Corriere della Sera, di Rina Fort, che è un caso, era colpevole di un delitto, come si dice, efferato, orribile, orrendo, indicibile, ok, però che era da contestualizzare nella società, nella sofferenza della società dell'Italia del dopoguerra. E Dino Buzzati iniziava le sue cronache dicendo: la belva umana ha parlato, avrà detto la verità? Rina Forte era diventata la belva umana, ok? E non era... E d'altra, ecco,
cosa ha detto Cetrangolo lascerei la parola al dottor De Gioia, che molto meglio di me può spiegare quali sono i confini del diritto di cronaca, ma vorrei prima ricordare quello che ha detto Cetrangolo, che è Oscar Cetrangolo, il sostituto procuratore della seconda Cassazione, che è quella che poi ha comunque confermato la condanna, che a un certo punto dice: l'omicidio di Garlasco è stato oggetto di una perniciosa forma di spettacolarizzazione attraverso quei processi televisivi che inquinano la capacità di giudizio dei spettatori, fra i quali, nessuno ci pensa, rientrano anche i giudici togati e popolari di queste vicende. E che l'aveva detto anche una vecchia storia, l'aveva detto persino Balzac quando non c'era la televisione, che il popolo fa pressione sui giudici. C'è una recente ricerca delle camere penali che dimostra, uno studio che dimostra che il 70% delle cronache giudiziarie in Italia non riporta le tesi della difesa, e che comunque l'interesse del pubblico si accende nel momento della fase delle indagini, della colpa, della ricerca della colpa, del PM e dopo scema, ma anche perché anche per il pubblico è faticoso confrontarsi col dubbio. E quando l'opinione pubblica ha condannato, una soluzione viene vista come una sconfitta dello Stato, una sconfitta del diritto, della giustizia. È come se sempre ancora avessimo bisogno di una colonna infame, pur di schivare la sofferenza del dubbio. Grazie, dottoressa D'Ambrosio. Io ho letto il libro dalla struttura narrativa, l'arte oratoria, e quindi il passaggio e anche questo forte richiamo al dubbio e quindi alle garanzie, essere meno giustizialisti ma più spettatori di un processo che la cui delicatezza coinvolge un patimento per tutte le parti processuali. Parliamo come in casi del genere di casi estremamente gravi, dove tutti sono coinvolti con una particolare coinvolgimento. E quindi in questo passaggio, Riccardo Radi, il collega, era previsto l'introduzione, ma io non ho potuto non chiedergli invece una relazione, un intervento proprio sul ragionevole dubbio e il libero convincimento del giudice, che non deve essere mai intimo convincimento, e quindi le regole processuali che il giudice segue per la decisione e per la valutazione delle prove. Prego. Sì, io naturalmente introduco la mia relazione, però non posso fare a meno di agganciarmi alle considerazioni della Ambrosio, perché in effetti la struttura del libro ti permette poi di ragionare appunto sul discorso al di là di ogni ragionevole dubbio, che viene indicato nel nostro codice di procedura penale, però noi non ci dobbiamo dimenticare che in realtà il punto fondamentale è il libero convincimento del giudice, cioè che rimane comunque il faro di ogni decisione. Il libro riesce a ricostruire in una maniera molto interessante la vicenda, partendo appunto dalla storia, ma soprattutto dagli atti processuali. E è stato citato Cetrangolo, che era appunto il sostituto procuratore in Cassazione, e mi ha colpito appunto la frase di Cetrangolo nella sua requisitoria, quando dice: io non sono in grado di dire se Alberto Stasi è colpevole o innocente, e nemmeno voi, rivolto alla Corte. Questo perché? Perché in realtà tutto l'evolversi di questa vicenda fa sì che i vari passaggi che ci sono stati lasciano effettivamente dei dubbi su che cosa? Su come sono state svolte una parte delle indagini, ma soprattutto anche su come è stato condotto il processo. Faccio un esempio. Si dice appunto dell'influenza dei cosiddetti processi mediatici. Noi abbiamo ormai quante trasmissioni, mi viene in mente Quarto Grado, che già il nome Quarto Grado a me mi mette i brividi, perché addirittura ho detto un grado ulteriore oltre la Cassazione. In queste trasmissioni che cosa succede? Succede che parte da un'affermazione che viene indicata come una verità assoluta, che passa poi nell'opinione pubblica, ma non solo nell'opinione pubblica,
ma anche negli stessi giudici che devono poi andare a giudicare e soprattutto diciamo anche agli stessi protagonisti delle vicende. Mi viene in mente questo perché diciamo che il processo va da sé che molto spesso travalica le aule di giustizia e c'è il diritto di cronaca, per carità, però quando si entra nel processo e si fanno dei processi paralleli, questi processi paralleli alla fine influenzano il processo che è ancora in corso. Mi viene in mente, citando così un po' di storia, forse il primo processo, tra virgolette, mediatico, io lo intravedo nel processo Dreyfus, quando Émile Zola scrive il famoso J'accuse e riesce per la prima volta a far sì che il processo non è più chiuso nell'aula giudiziaria, ma viene trasmesso all'opinione pubblica. Il famoso J'accuse di Zola riesce a coinvolgere l'opinione pubblica che incomincia ad avere un'idea contrastante alla verità processuale che aveva visto Dreyfus condannato. E da lì poi sappiamo l'evolversi della questione. In questo io non voglio parlare del processo Stasi perché è un processo che ha trovato una conclusione in Cassazione, ci sono stati addirittura due tentativi di revisione del processo che sono stati rigettati dalle corti di appello, però e c'è pendente davanti alla Corte Europea un ricorso. Però io partirei da un aspetto che secondo me è singolare, che io francamente non conoscevo. A un certo punto questo processo vede nel secondo processo davanti alla Corte d'Assise d'Appello, c'è una sorpresa. Si ridiscute nuovamente di un elemento fondamentale del processo, cioè la famosa bicicletta. E in quel momento noi non dobbiamo dimenticarci però che c'erano stati due testimoni che avevano dato una descrizione molto particolareggiata della bicicletta davanti alla casa della ragazza uccisa, della Poggi, e nel processo d'appello in realtà si ribalta completamente questo elemento che poi è l'elemento fondamentale della condanna di Stasi, accompagnato ad ulteriori elementi, e lì arriviamo al discorso del libero convincimento del giudice. Perché? Perché naturalmente tutti gli elementi non devono essere atomizzati, cioè non dobbiamo parlare dei singoli elementi, ma ci deve essere una visione d'insieme, e questo poi è il principio che ci dà la Cassazione. Però nel caso specifico, l'elemento secondo me importante, che è stato, a detta dei giudici, e c'è un'ordinanza, non hanno ritenuto di risentire queste due testimoni fondamentali nel momento in cui gli veniva presentata un'altra bicicletta, e quindi era necessario effettivamente sviscerare se era quella la bicicletta davanti alla casa della Poggi. Che cosa succede? Che a proposito di processi mediatici e dell'influenza che i processi mediatici hanno nel processo, l'ordinanza della Corte d'Assise di Appello dice: no, noi non riteniamo necessario sentire i due testimoni. Perché? Perché siccome ci sono state tante trasmissioni, tante interviste, quel ricordo è un ricordo viziato. Ma attenzione, cioè ci rendiamo conto che nel processo a quel punto i giudici stessi, tra virgolette, certificano che cosa? Un'influenza esterna e che a loro dire avrebbe in qualche modo condizionato il ricordo dei due testimoni. Ma questo è un giudizio addirittura che anticipa le dichiarazioni dei due testimoni. Perché, diciamo per logica, forse sarebbe stato utile risentire i due testimoni e poi valutare se effettivamente ci fosse stata una influenza esterna nei loro ricordi. Questo è uno di quegli elementi che vengono sviscerati nel libro, che secondo me è un libro che va letto semplicemente per capire molto spesso come si svolgono i processi e quanto effettivamente poi il dottor De Gioia, meglio di me, potrà approfondire, come molto spesso ci sono anche dei convincimenti precostituiti, dei convincimenti che ognuno di noi ha, che influiscono nel processo. Anche qui il processo Stasi, secondo me, c'è un problema di fondo, cioè l'univocità delle indagini.
Nel momento in cui si individua un colpevole, lo sforzo poi della procura è semplicemente di trovare degli elementi contro la persona che viene indicata colpevole e si tralascia poi di approfondire tutta un'altra serie di aspetti che in questo processo andavano comunque approfonditi. Nel libro se ne citano tantissimi, ce ne sono alcuni che sono di una certa rilevanza, altri potrebbero essere meno, però ritorniamo al punto. Al di là di ogni ragionevole dubbio, nell'opinione della Corte di Cassazione, come viene indicato? La Cassazione ci dice molto chiaramente che, e ci sono numerosissime sentenze, che al centro dello statuto probatorio del giudizio penale si colloca la previsione dell'articolo 192,1 del Codice di Procedura Penale, che attribuisce al giudice di merito il potere di valutare la prova e il dovere di adempiere, attraverso la motivazione, di rendere palese nel modo più rigoroso e completo l'uso che ha fatto di quel potere, cioè della valutazione della prova e del suo libero convincimento. Leggendo le sentenze, il libero convincimento del giudice si ritorna a che cosa? Al discorso appunto del dubbio razionale, cioè noi dobbiamo in qualche modo, diciamo, approfondire questo aspetto del dubbio razionale che ognuno di noi poi si porta comunque anche un suo passato che influenza poi le decisioni, ma nel concreto la Cassazione ci indica questo modo di valutazione, cioè la sentenza deve affrontare tutti gli aspetti che gli vengono portati nel corso del processo, indicare quali sono gli elementi fondanti della sua decisione e naturalmente indicare soprattutto quali sono gli elementi che porta la difesa che non ritiene siano decisivi ai fini della decisione. Cioè la ricostruzione che viene fatta e che dovrebbe essere fatta dal giudice in ogni sentenza è quella di riuscire a indicare quali sono gli elementi che l'hanno portato al suo libero convincimento per arrivare a una sentenza di condanna, a una sentenza di assoluzione, ma riuscire anche a rispondere a tutti quei dubbi che gli sono stati portati nel corso del processo dalla difesa. Questo, secondo me, è un aspetto fondamentale di ogni processo e a maggior ragione di questo processo che ha avuto, e a questo punto dobbiamo anche aspettare la decisione della Corte di Strasburgo. Perché? Perché alla Corte di Strasburgo si evidenzia appunto un aspetto fondamentale, che è proprio questo legato al fatto che la Corte di Appello non ha ritenuto di risentire due testimoni, che sono dei testimoni, gli unici due testimoni oculari dell'intera vicenda, perché poi non ci dimentichiamo una cosa, che e questo è il classico processo indiziario, dove hanno avuto una grandissima importanza le perizie. Però, anche qui, le perizie come sono state svolte? Perché effettivamente su alcune di queste perizie si è avuto modo, e forse il Bardazza sarà molto più preciso di me, diciamo, verificare anche le modalità di svolgimento delle perizie. E quindi è il classico libro che a mio avviso va letto, perché si riesce comunque a ricostruire in una maniera analitica, riportando fedelmente le dichiarazioni sia dei protagonisti, sia delle persone offese, sia degli avvocati di parte civile, sia naturalmente degli avvocati della difesa, ma soprattutto degli atti processuali, per farci vedere come la storia di questo processo e soprattutto questo elemento fondamentale che in qualche modo ormai abbiamo superato, cioè quello che il cosiddetto ragionevole dubbio molto spesso viene superato anche da convincimenti che derivano da convincimenti personali o da singoli aspetti del processo, cioè da singoli elementi. Perché anche mi viene in mente questo, noi in tutto questo, cioè la figura di Stasi è stata per tutti la persona che non si è mai sottoposta a un interrogatorio, che non ha mai reso dichiarazioni nel processo, ha fatto un'unica dichiarazione proprio alla fine, balbettando qualcosa, e soprattutto era la persona che veniva indicata come una persona che aveva
diciamo, un suo il famoso discorso dell'imputazione per la pedopornografia, che poi è stato assolto. Però anche lì, che cosa è passato nell'opinione pubblica? È che lui, quello era il famoso movente, no? Cioè, il movente qual era? Che la Poggi scopre qualcosa legato a questa raccolta di fotografie nel computer di Stasi, e questo sarebbe stato il movente che avrebbe scatenato naturalmente la sua reazione, quindi l'uccisione della Poggi. Però si scopre anche un'altra cosa, che erano due ragazzi molto giovani, moderni, cosa che non è passata minimamente, e avevano anche il piacere, questo è certificato nei documenti processuali, anche di filmarsi in momenti di intimità. Ma non solo Stasi, anche la Poggi. Ma naturalmente questa cosa non è mai stata evidenziata da nessuno. Perché? Perché il racconto che comunque è stato fatto dei protagonisti era un racconto dove Stasi era appunto la belva con gli occhi di ghiaccio, anzi la persona fredda con gli occhi di ghiaccio, mentre la Poggi, per carità, era la ragazza diciamo che aveva una modalità di vita molto semplice, che in qualche modo era stata così, aveva scoperto questo peccato del suo compagno. Io a questo punto lascerei la parola, penso, al dottor De Gioia, per continuare un po' su questi aspetti legati ai processi mediatici. Sì, grazie al collega Riccardo Radi. E giudicare è certamente difficile, è certamente una delle cose più importanti. Io da piccolo volevo fare il magistrato, quindi tutti quanti noi abbiamo un massimo rispetto della magistratura e dell'amministrazione della giustizia, ma ci sono le regole processuali che servono proprio per renderlo possibile. E quindi al dottor Valerio De Gioia, giudice presso il Tribunale Penale di Roma, il suo contributo sul giudizio, sul giudicare, sull'essere un giudice, e poi sugli aspetti mediatici, come incidono e come effettivamente è utile, ma può essere dannoso l'aspetto mediatico. Grazie. Sì, io ringrazio tutti, ringrazio l'autrice del libro che è scritto in maniera impeccabile, oltre che una scrittura eccellente, quindi faccio i miei complimenti, però ha raccolto tutta una serie di elementi, ha fatto, possiamo dire, forse il processo che doveva essere celebrato doveva passare da una raccolta di elementi, perché ha una serenità nella scrittura nel momento in cui parla di Stasi. Io personalmente, pur non avendo letto la sentenza di condanna, all'epoca un'idea me l'ero fatta e quella rimane, diciamo, nonostante la lettura del libro. Però il libro mette in evidenza una serie di passaggi, di elementi personali di questo ragazzo, perché noi l'abbiamo sempre visto come la persona fredda, glaciale, invece restituisce l'umanità che gli è stata negata, senza mai offendere nessuno dei soggetti che sono stati coinvolti, tantomeno questa Giada, che è una sorta di coprotagonista, forse la vera protagonista del libro, questa ragazza così impegnata che addirittura si trova giovanissima a seguire un processo così importante e delicato. C'è il massimo rispetto anche per la famiglia di Chiara, per la madre, per i familiari, e quindi è un libro che io consiglio a tutti. Io ne ho scritto uno che un po' tocca il fenomeno del processo mediatico, però oggi io consiglio questo per la belle, non perché il mio non sia da acquistare, ma perché su questo caso che tutti ricordano vengono dette una serie di cose che sono passate un po' inosservate. Ora Riccardo Radi conclude il suo intervento dicendo: io lascio che sia De Gioia a continuare, perché poi alla fine, vedi, quando si parla in diritto, il magistrato continua il discorso dell'avvocato. Lui ha introdotto una serie di questioni in diritto impeccabili, oggettive. Il diritto è qualcosa di oggettivo se uno rispetta le regole del gioco. Quindi quello che dice Riccardo Radi lo posso dire io, lo può dire Irma Conti. Il problema è che oggi noi troviamo una modalità di celebrazione del processo, e all'inizio del libro l'autrice scrive una cosa che è passata inosservata: la sventura di Stasi e di tutti coloro che non volevano essere protagonisti è stato che questo delitto è maturato nel mese di agosto. Ha detto una cosa sacrosanta, cioè l'importanza che ha avuto in quel periodo di noia, nel quale poi non si parla di nient'altro,
se non ci sono catastrofi o la caduta del governo, ma difficilmente cade ad agosto, è stata la grandissima attenzione mediatica concentrata su questi giovanissimi protagonisti. Lui ha anticipato quello che avrei detto io, sul rapporto che vedeva questi due ragazzi che si scambiavano i messaggi, tatissima, la tatoterapia. Io ho letto queste cose che sono sfuggite e spiegano un'altra realtà, non che neghi poi la realtà che è stata accertata, però tutta una serie di elementi che dovevano essere considerati. Allora, il problema reale qual è, a parte la sventura di cadere poi nel centro dell'interesse mediatico, perché, ripeto, consumare un delitto nel mese di agosto, a questo punto dovremmo dire chiunque sia stato, se vogliamo aprire la possibilità che possa non essere responsabile. La sentenza passata in giudicato dice qualcosa di diverso: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si dovrà pronunciare sulla violazione della non ammissione delle prove dichiarative nel processo di appello bis, per eventualmente riaprire un procedimento di revisione. Questa è tecnicamente. La Corte Europea non è quarto grado è soltanto su Rete 4. La Corte Europea può condannare l'Italia per la violazione delle regole del gioco che devono essere rispettate, e questo potrebbe poi far ripartire, ma non è la Corte Europea che può dire è colpevole o innocente, questa è una cosa che va precisata. Il processo mediatico, come lo vive il giudice? No, io rimanevo colpito quando un tempo facevano vedere Miss Italia, adesso non la fanno più questa manifestazione, o forse si è spostata su un altro canale, perché una Miss su due dice sempre che vuoi fare da grande. Poi c'è quella che vuole la pace nel mondo, ma ormai è superato, però normalmente la Miss dice io da grande voglio fare il magistrato. E io, tutto sommato, di avere queste colleghe che si presentano bene, ne abbiamo anche di colleghe molto molto carine, però mi colpiva, perché dici vuoi fare il magistrato? No? E se tu chiedi io voglio fare il magistrato perché voglio combattere contro i colpevoli, no? Questa è un po' l'ottica, cioè l'idea di io voglio rendere giustizia, e quindi, cioè, quasi non esiste l'idea del magistrato che dice io voglio fare il magistrato per assolvere l'innocente. Guarda che questo fa riflettere, cioè l'assoluzione in un paese come il nostro viene vista come la grande sconfitta. Questo trapela dalle pagine dell'Ambrosio, che fa un ragionamento interessante che anche noi abbiamo fatto in altre sedi. Cioè in Italia, quando parte un procedimento e tu sei indagato, lui invece è un professore che sta a Londra, dove sta in Inghilterra, Edimburgo, e quindi spiegava che il sistema è completamente diverso lì, come in Francia, no? Là c'è una sorta di divieto, ma non ti azzardare di parlare di un procedimento. No, in Italia invece si va oltre. In Italia noi celebriamo in maniera molto puntuale un processo prima che inizi la celebrazione nelle aule di giustizia, e questo non è un problema. Il problema è quando il giudice si forma il suo convincimento non su quello che emerge in fase dibattimentale, ma sulla scorta di quello che sente in televisione. Io, quando ho iniziato a fare il giudice penale, nel momento in cui tu guardavi il fascicolo del pubblico ministero e vedevi gli atti d'indagine, in qualche modo ti dovevi astenere, perché ormai avevi visto. Invece adesso che succede? Che io vedo tutto, ma io vedo soggetti che devono essere alle volte ancora sentiti a sommare informazioni testimoniali, che vengono inseguiti e sentiti dall'inviato e che iniziano a dare un giudizio di natura morale, espongono le voci correnti. Ah no, però era un tipo strano. Ma si sapeva in paese che le voci correnti nel processo italiano non possono entrare. Se viene fatta una domanda sulle voci correnti, io ti devo fermare, perché tu su quella non puoi rispondere. Allora non è un problema la celebrazione del processo. Io, in un convegno in cui c'era il professor Coppi, che ha rilasciato poi subito dopo un'intervista interessante, il professor Coppi, che si è occupato poi dei processi con grande rilevanza mediatica, io ho spiegato della competenza giuridica che ormai caratterizza un po' tutti. Io ho questa suocera che è un po' una mia fan, perché ogni tanto, ma anche insieme a Irma Conti, siamo stati in qualche trasmissione, ma noi ci muoviamo sugli elementi di natura tecnica, cioè spieghiamo che cos'è l'abbreviato, spieghiamo cosa ha introdotto il codice rosso, non ci mettiamo a fare valutazioni a futura memoria, no, questo è sicuramente colpevole e la deve pagare. Anzi, siamo quelli che timidamente dicono esiste un principio di presunzione di non colpevolezza, e poi vedi che il conduttore televisivo si turba, dice ma come, dottore, ma non ha visto quel filmato di quella maestra che picchia bambini?
E io poi a fine trasmissione dico ringraziami perché ho salvato gli ospiti e ho salvato te da una denuncia per diffamazione, perché queste sono le regole che noi dovremmo cercare di rispettare. Allora Coppi ha fatto un ragionamento che mi è piaciuto molto, perché io ho detto ormai c'è una cultura giuridica diffusa, guardate che termini come revisione del processo, incidente probatorio, un tempo se venivano utilizzati tu insomma vedevi il non giurista un po' spiazzato, adesso il non giurista, soprattutto la casalinga che si muove in quella fascia oraria che va dalle 10 alle 12 del mattino, perché ormai in televisione si parla soltanto di quelle, tu vedi la soddisfazione di certi programmi quando c'è finalmente, io penso che stiano tutti aspettando il delitto adesso dell'estate, perché sennò di che si parla in televisione? Allora, una cosa che mi ha colpito, io ho spiegato che mia suocera, che non ha competenze giuridiche, se io mi rivolgo a lei, parlo del tribunale del riesame, non ti dico che mi dice i termini stringenti per potersi rivolgere, però siamo lì. Cioè sulle misure cautelari ci potrebbe venire a dare lezione spiegando gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, perché abbiamo tutti una competenza diffusa. Allora Coppi è intervenuto subito dopo questo mio intervento, eravamo in un teatro, c'era anche tu, c'eri tra l'altro, organizzato da Riccardo Radi, e Coppi ha detto guardi, fino a quando è sua suocera che viene affascinata dalla narrazione televisiva poco male, e ha raccontato un aneddoto che poi ha ripetuto in un'intervista, e forse è fondamentale parlarne oggi. Perché lui ha spiegato che una volta è venuto in Cassazione per trattare un processo, forse ho capito qual è perché poi c'è stata un'altra intervista, un processo che pure è stata una sorta di sconfitta, molto importante, mediaticamente molto importante, quasi quanto Carlasco. E ha spiegato che gli si è avvicinato il procuratore della Corte di Cassazione, cioè colui che doveva sostenere l'accusa in quel processo, e avvicinandosi si è lamentato dell'impegno, del fatto che fosse un processo molto delicato e articolato, cioè quasi dicendo è stata una sventura che sia capitato a me. Però poi ha tirato un sospiro di sollievo e ha detto meno male che io di questo caso so tutto perché l'ho seguito attraverso i programmi televisivi. Allora questo è il problema, non è il processo mediatico il problema. Il problema è il destinatario del processo mediatico, perché quella verginità conoscitiva che dovrebbe portare me a sedermi, a trovare persone e non sapere nulla di quel fatto, perché la mia verità si deve formare in quell'aula processuale, anche nel rispetto di una funzione del difensore, che altrimenti ma cosa sta a fare il difensore? La celebrazione di un processo nel rispetto fittizio e formale delle regole processuali, quando tu hai già deciso di guidarlo verso un tipo di conclusione, puoi farlo, perché si io ti taglio i testimoni o ritengo che non si debba attivare un meccanismo di 507, vado a negare la mia funzione che è quella della ricerca della verità in un processo che per come è strutturato sulla carta è assai garantista, perché questo 533 che mi impone, se non supero ogni ragionevole dubbio, di assolvere, che è una bella cosa, io facevo il giudice civile, non esisteva questo meccanismo, il giudice civile non può dire non so come decidere, nel senso che il giudice civile può decidere dando ragione totalmente a uno, dando ragione in parte a uno, metà ciascuno, questo fa il giudice civile. Quando io sono arrivato a fare il giudice penale, quindi lì non è che puoi dire a un certo punto oddio non so come uscirne, il giudice penale quando entra in camera di consiglio e dice ma io non so come fare ad arrivare all'affermazione di responsabilità, e quello è un buon momento, quel dubbio che ti viene, perché l'unico esito che consegue la soluzione. Questa è la bellezza del processo penale. Allora io non voglio entrare negli aspetti tecnici, probabilmente dopo entreremo sul discorso della tesi alternativa, perché c'è stato un momento in cui la Corte di Cassazione ha iniziato a dire ma tu mi devi offrire la tesi alternativa. Io? Cioè noi abbiamo una carta costituzionale che pone in capo all'accusa la prova dei fatti, io difendendomi ti devo dare una prova alternativa, e che sono io un investigatore, io sono un imputato. Questo è un problema che probabilmente affronteremo più tardi. Allora, due battute soltanto sul processo mediatico. Io ho scritto questo libro in nome del popolo televisivo, perché ormai sempre più spesso pare che certe decisioni quasi sembrano adottate coerentemente con quella grandissima camera di consiglio che è rappresentata dall'abbonato televisivo. Esiste ancora l'abbonamento? Penso sì, ce l'hanno messo in bolletta. Allora, questo è il grande problema, perché io da magistrato, io ho avuto anche processi importanti nei quali eravamo consapevoli che una decisione in un senso o nell'altro poteva poi suscitare una serie di
polemiche. La cosa che mi viene detta, perché scrivendo questo libro con Adriana Pannitteri, che è una giornalista del TG1, abbiamo messo un capitolo, l'aggravante mediatica, perché il caso Ciontoli, che è molto... diciamo è stato molto presente a livello televisivo, qualcuno, e questo lo sostiene anche Adriana, che non è magistrato ma è giornalista, ha ritenuto che quelle pene così pesanti, perché se non sbaglio al termine a lui sono stati inflitti 14 anni, ai familiari 9 anni di reclusione, per un fatto che tutto sommato poteva essere ricondotto ad una gravissima negligenza e idiozia posta in essere dal soggetto, che è ben diverso da io ti voglio eliminare perché ti voglio uccidere. E Adriana dice, ma vedi, quella è l'aggravante mediatica, se quel fatto, che poi è stato seguito molto in particolare dalla Federica Sciarelli, che è bravissima, non avesse avuto quella risonanza mediatica, non si sarebbe arrivata a quelle condanne. Tant'è che la prima sentenza, che aveva ridotto a 5 anni, con magistrati di enorme calibro, De Cataldo, Calabria, che sono magistrati, ora gli avvocati di Roma e anche fuori lo sanno, quando avevano riportato quella pena a 5 anni, che forse è la pena massima per un reato colposo, ecco lì il ricorso per Cassazione, che non aveva detto occorre dare una pena più alta, ha detto bisogna valutare meglio questo elemento soggettivo, quella pena finale che è stata inflitta, molti l'hanno letta come, vedi, alla fine ha vinto il processo mediatico, quindi non c'è giuria popolare che tenga, perché la grande giuria popolare è quella televisiva, che ha condizionato, hanno detto. Io poi mi dissocio su questo tipo di affermazione, la domanda che mi viene fatta più spesso su quel libro, e spiego che il magistrato può anche sentire il peso della importanza a livello televisivo di un processo, però quando io poi decido e adotto un provvedimento, e ci vuole poco a scriverlo, perché io scrivo solo il dispositivo, sono poche righe, poi lo devo motivare. Quindi se io do 14 anni alla persona e poi devo in maniera approfondita spiegare le ragioni per le quali ho ritenuto di dare 14 anni. Allora, per chiudere questo primo blocco, salutando Marco Gabriele che ci ha raggiunti, e poi lasciare la parola agli altri, così poi possiamo confrontarci sugli aspetti tecnici, io sono contento che c'è Marina Baldi, così mi arricchisce dei profili tecnici. E il problema fondamentalmente qual è? Che dalla lettura di questo libro si arriva a una considerazione amara, nel senso che qui ci sono delle dinamiche di vita di soggetti, di un processo che probabilmente, prima hai detto bene, nel momento in cui ci si è innamorati di una tesi, che il problema non è tanto il farsi condizionare dagli altri, ma non parlo nello specifico di questo processo, in generale. Noi abbiamo un ufficio di procura, se voi leggete le norme, e mi rivolgo alla giornalista che certamente le conosce, il pubblico ministero deve tendenzialmente cercare la verità dei fatti, paradossalmente dovrebbe svolgere, non paradossalmente, togliamo il fatto che io dica paradossalmente ve la dice lunga, dovrebbe svolgere tutta una serie di attività finalizzate a trovare elementi a favore dell'indagato. Però quando io arrivo nella mia testa ad innamorarmi di una tesi, in ottica colpevolista, perché l'obiettivo qual è? Io devo trovare il colpevole. Questa è la fortuna poi del processo mediatico, l'individuazione immediata del colpevole, perché tu tiri un sospiro di sollievo, dici a casa mia non verrà nessuno ad ammazzarmi, perché quel colpevole è stato preso e portato in carcere. Questo è il grande problema. Allora, certamente nelle valutazioni il doppio errore che può essere fatto è quello di innamorarsi di una tesi, quindi anche poi nella conduzione di un'attività processuale, perché il giudice ha poteri di intervenire, quasi di rimediare, non del tutto, perché se le indagini vengono fatte male c'è veramente poco da fare, però tu puoi intervenire in qualche misura, cercare di arrivare. Poi a un certo punto, se non hai tutti gli elementi, ma non è una sconfitta la soluzione? Ma perché è una sconfitta la soluzione? Ma perché quando uno viene assolto in Italia si pensa che è doppiamente colpevole? Perché quello è un delinquente perché ha commesso un fatto di reato, ed è un delinquente perché l'ha scampata. E c'è un'altra situazione paradossale, che spesso sai che si dice, è delinquente pure l'avvocato. Quindi abbiamo una banda di delinquenti. Cioè l'idea che ci possa essere stato un errore di chi ha fatto l'indagine o della procura che ha preso un granchio, ma perché non lo dobbiamo scartare? Ma perché non si può sbagliare in quella fase? Ma tutte le assoluzioni sono errori del giudice o le assoluzioni sono gli errori dei pubblici ministeri? Questa è la riflessione amara che dobbiamo fare. Poi se io ne parlo come magistrato, io sono il magistrato, io dico sempre il magistrato è come il banco, vince sempre.
qualunque decisione adotti, poi dici vabbè, poi c'è il grado successivo. Allora è facile parlare come magistrato, però se tu ne parli come cittadino, guarda che questa è qualcosa sulla quale occorre riflettere. La bellezza di questo libro, e poi chiudo, non è tanto legata al caso specifico, cioè di questo ragazzo, di una serie di elementi che erano emersi, di piste parallele, di testimoni che avevano visto altre persone che non sono mai stati sentite, anzi hanno già nella fase delle indagini poi immediatamente ritrattato. Ci sono queste indicazioni, questi passaggi, però nel momento in cui le indagini non seguono quella pista, nel momento in cui un giudicante ti dice vabbè, ma di quello ormai si è già detto troppo, allora la risposta che tu dovresti dare è che lo celebriamo a fare questo giudizio di appello bis, ci prendiamo la condanna e buonanotte. Questa è l'amara conclusione. Allora fa riflettere su un sistema che funziona, perché non è che si arriva, diciamo, a un meccanismo di altri paesi o che ha riguardato forse il nostro paese tanti anni fa, però il problema è che quando il meccanismo non funziona, poi chi ne paga le conseguenze paga delle pesantissime conseguenze. Io ricordo quando c'è stata la decisione dell'appello che ha inflitto la pena di 16 anni, poi confermata in Cassazione, la battuta che più girava era, che è un modo di dire, penso più degli avvocati, cioè la pena, come che si dice, pena bassa, poca prova, pena bassa, no, che la negazione di un meccanismo processuale che vorrebbe poca prova, assoluzione. C'era questo detto, no, forse Dostoevskij, no, come 100 indizi, come 100 conigli non fanno un cavallo, 100 indizi non fanno una prova. E quella è una cosa che fa riflettere. Noi abbiamo avuto un'evoluzione giurisprudenziale. Un tempo, pensa, se non si trovava il cadavere, tu non potevi essere condannato, perché lì non c'era il dubbio della tua responsabilità, c'era il dubbio della commissione di un fatto di reato. E questo è stato agevolmente superato, perché adesso non ci interessa il cadavere. Ci sono processi in corso nei quali si indaga pur non avendo il cadavere. Allora noi su questo dobbiamo ragionare, e io sono contento che ci siano tutti questi relatori, su quella che è l'evoluzione, quello è un po' il titolo dell'incontro, e dove arriveremo noi a questo punto? Noi stiamo sovvertendo quelli che sono i cardini, i principi costituzionali, e non ne parlo come magistrato, ma ne parlo come soggetto che un domani si trova imputato in un processo dal quale io devo cercare di uscire. Non c'è cosa peggiore di essere processati da innocenti. Il colpevole ha una serenità incredibile, male che vada, prende la pena che gli doveva essere inflitta. Ma non c'è cosa peggiore per l'innocente, perché non ne esci. È un dramma. Grazie al dottor De Gioia, che ci ha, diciamo, portato con mano dal processo, dalle regole processuali all'aspetto mediatico. Io devo dire che ogni mattina, ogni volta che indosso la toga, continuo a credere da avvocato che sia il libero convincimento quello e le regole processuali quelli che determinano la decisione di un giudice, anche quando non mi dà ragione, e quindi ci sono dei mezzi di impugnazione, perché noi avvocati contribuiamo a formare la giurisdizione chiedendo e tutelando i diritti dei nostri assistiti con il rispetto delle regole processuali. E qui, tra l'altro, il caso di cui ci occupiamo, c'è una dichiarazione già di ammissibilità alla Corte Europea, e quindi aspettiamo anche questa decisione. Regole processuali sempre più nell'accertamento della verità, nell'accertamento dei fatti, noi ricorriamo ai consulenti, perché è sempre più un processo tecnico e particolarmente complesso che segue l'evoluzione tecnologica, l'evoluzione informatica. Quindi passiamo adesso a due temi nevralgici, altrettanto nevralgici, che sono la genetica medica, e quindi la dottoressa Marina Baldi, specialista appunto in genetica medica. Prego, dottoressa. Allora, prendere la parola dopo queste relazioni non è semplice per me, perché il mio ambito è assolutamente differente, nel senso che la scienza dovrebbe essere esatta e quindi dovrebbe poter fornire all'organo giudicante un presidio che consenta di essere dirimente, no? Sì, no. La maggior parte delle volte è così, nell'ambito medico molto spesso è così, o hai una malattia genetica o non è genetica.
non sempre anche in genetica, ormai in genetica medica questo tipo di informazione è esattamente così netta, perché le informazioni che noi stiamo ottenendo con le tecniche in evoluzione continua, diagnostiche, di analisi del DNA, ci danno delle informazioni che molto spesso non riusciamo a gestire da un punto di vista clinico. In ambito forense questa cosa è ancora più evidente, nel senso che ci sono dei protocolli che sono dei protocolli assolutamente stringenti, fissi, bloccati, diciamo, e che noi dobbiamo seguire, nel senso che sono forme di garantismo che ci consentono una ripetibilità del test al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma questo tipo di tecnologia però soffre ovviamente di una serie di fattori che possono inficiare l'analisi. Cominciamo dal, cioè il percorso della nostra traccia biologica parte dalla scena del crimine e arriva fino all'aula di dibattimento. Nella scena del crimine noi abbiamo del materiale che preleviamo, nel mio settore preleviamo tracce biologiche che abbiano delle cellule nucleate, perché all'interno del nucleo c'è questo DNA che ci serve per identificare le persone, e l'identificazione non è ovviamente un concetto filosofico, ma è proprio un insieme di parametri che ti consentono di stabilire che due persone sono due cose diverse anche se non le vedi. Però questi DNA vengono rilasciati secondo il principio di Locard da chiunque, quindi abbiamo una serie di necessità quando facciamo i sopralluoghi, quando lavoriamo in laboratorio e in ogni momento in cui ci sono questi reperti che girano dal punto in cui è avvenuto un fatto fino al laboratorio, dobbiamo avere una necessità assoluta di attenzione per ciò che riguarda le contaminazioni. E le contaminazioni hanno dei timing diversi, perché ad esempio abbiamo delle contaminazioni che sono pre-evento. Allora, individuare un DNA di un marito quando muore la moglie in casa, a meno che non sia in condizioni particolari, ha un significato molto relativo. Diverso se troviamo un estraneo, ovviamente, ma dobbiamo pensare che in una casa ci sono centinaia di DNA e chiunque ci è passato può aver rilasciato del materiale biologico. Dopodiché ci sta l'evento, e quindi a noi interessa quello che è stato depositato al momento dell'evento, ma poi abbiamo anche una contaminazione post evento, perché abbiamo gli inquirenti che arrivano, il 118 se la vittima non è deceduta, o perlomeno quando c'è il sospetto che possa esserci la necessità di una rianimazione, si chiama l'ambulanza, e la persona che è sull'ambulanza, i medici e gli infermieri certo non possono preoccuparsi della contaminazione, sono formati anche per questo, però di fatto la cosa principale è l'assistenza alla vittima. Quindi noi dobbiamo essere in grado di stabilire quali sono le contaminazioni che sono quelle che ci interessano, cioè qual è il DNA che ha un significato di tipo probatorio. Quindi questa è già una grossa difficoltà, per ovvie ragioni. Quindi bisogna avere la umiltà e la serenità di capire che tutto ciò che noi individuiamo deve essere valutato e deve essere comunque inserito nell'ambito delle indagini. Cioè la prova genetica da sola non dice molto, e concluderò proprio il discorso con quello che possiamo sapere e non sapere dal DNA. Di fatto quindi abbiamo questo tipo di problematica. Poi c'è la modalità di conservazione di questi reperti che vengono prelevati sulla scena del crimine. La modalità di conservazione è fondamentale, perché se non siamo in grado e non abbiamo la preparazione adatta a fare un sopralluogo e a repertare, rischiamo di unire e avere una cross contaminazione se non li conserviamo separatamente. Rischiamo di utilizzare, non so, faccio degli esempi banali, delle buste non traspiranti per un reperto che è ancora umido, e quindi si forma la muffa, quel DNA si degrada, quindi magari una prova importante per accusare, ma anche per scagionare, potremmo perderla per l'imperizia di chi sta facendo gli accertamenti. E purtroppo sappiamo bene che spesso e volentieri questi casi che poi arrivano a essere mediati. Si diceva con l'avvocato Radi il caso di O.J. Simpson, quando erano stati conservati i famosi guanti indossati dall'autore del reato, conservati malissimo, erano diventati e che poi infatti poi alla fine la soluzione era stata basata su quello, certo. Su un guanto che non poteva essere indossato, perché a distanza di tanto tempo si era ridotto il guanto.
purtroppo è così, oppure capita ad esempio che, non so, mi è capitato procedimenti penali grossi, che magari dei guanti di lattice che sono stati utilizzati erano stati ritagliati e quindi invece di distinguere il lato interno dal lato esterno non avevamo più contezza di chi l'avesse indossati, e allora ben diverso è trovare un DNA di una persona sull'esterno e all'interno, no? Cioè ci sono talmente tante variabili che soltanto un'etica particolare del consulente può consentire di avere dei risultati che siano realmente d'aiuto, e questo è una cosa con cui ci dobbiamo confrontare tutti i giorni. Quindi dicevo, la conservazione del reperto dal momento in cui viene prelevato avviene portato in laboratorio, e anche lì abbiamo la necessità di documentare la catena di custodia, perché questa catena di custodia poi, se noi non sappiamo chi ha fatto cosa, non sappiamo neanche poi, qualora ci fossero delle contaminazioni, come poter gestire questa situazione. Sempre più spesso i magistrati ci chiedono nei quesiti anche di valutare la catena di custodia, quindi insomma è un tipo di problematica che sta cominciando a essere sempre più valutata. Arrivati in laboratorio, queste analisi devono essere fatte in contraddittorio, quando ovviamente ci sono le parti o quando è necessario in base all'ordinamento giuridico, ma anche in laboratorio il trattamento di queste tracce è un trattamento molto complesso che necessita di grande esperienza, e soprattutto nell'interpretazione poi dei dati ci deve far andare con i piedi di piombo, tanto che infatti i risultati di un'analisi genetica non sono mai tout court, cioè non posso dire quel DNA è di quella persona, ma io devo dare un indice di probabilità che quel DNA appartenga a qualcun altro, e quindi dobbiamo fare delle indagini biostatistiche molto complesse, e ci vogliono delle persone specifiche per fare quello, che ci dicono qual è la probabilità in base alla frequenza di popolazione di ciascun marcatore che analizziamo. Calcolate che sono 23 adesso i marcatori base che si analizzano nel DNA nucleare, ognuno ha frequenze di popolazione, ogni forma allelica ha una frequenza di popolazione pubblicata e deve essere utilizzata quella specifica per l'etnia di quel gruppo di persone, e ci dice qual è la probabilità che ci possa essere un'altra persona con quel profilo. Allora, quando arriviamo a probabilità di 1 su 2 miliardi, come è successo con Bossetti, chiaramente non possiamo negare che quel DNA sia di quella persona. E qui subentra il problema, nel senso che il genetista ti può dire quel DNA è di quella persona, punto. Ma non ti può dire come è stato deposto in quel punto. Non ti può dire quando è stato deposto in quel punto. Quando tu c'hai un profilo misto, cioè i DNA mischiati, non puoi sapere chi l'ha messo prima e chi l'ha messo dopo. Non puoi sapere se ce n'è uno a bassa concentrazione, perché scompaiono. Quindi anche in questo caso credo che poi l'etica di un consulente sia quello di concludere per l'identità della persona, ma poi sono gli inquirenti e le indagini che sono quelle che devono inserire il dato tecnico all'interno di una indagine più vasta, perché se io non ho altre motivazioni per indicare che quel DNA è stato deposto in un altro momento, allora chiaramente ha un significato probatorio. Ma se esiste anche la minima possibilità che quel DNA possa essere stato depositato in quel punto o da altre persone o con altre modalità o in un altro momento, chiaramente la prova perde significato. C'è infine un'altra cosa che io sto cominciando a raccontare agli studenti, perché noi siamo di fronte a tante novità variando il tipo di analisi che viene fatta. Cioè, mentre adesso si utilizzano dei marcatori che si chiamano short-handed repeats e sono delle quadruplette, in realtà adesso con le nuove tecniche analitiche, che sono quelle che le dicevo che danno anche delle difficoltà interpretative in ambito medico, noi riusciamo a fare delle analisi di polimorfismi di singola base, cioè una sola base azotata, che variando in un certo modo ci dà anche delle indicazioni sul fenotipo biologico, per esempio l'etnia, il colore degli occhi, il colore dei capelli. Quindi stiamo andando verso una super specializzazione dell'analisi della traccia. Questo è molto pericoloso a mio parere, perché come in genetica medica noi siamo in grado di fare analisi addirittura preimpianto sugli embrioni da una singola cellula, noi possiamo ottenere un profilo di una persona da una singola cellula. È
questo è rischiosissimo, perché una singola cellula la lasciamo tutti ovunque, cioè se noi facciamo un'analisi su questo microfono, su questo tavolo, facendo una tamponatura, potremmo trovare singole cellule di chi ha parlato 6 mesi fa. E quindi questo riesce a essere una cosa un po' inquietante, un po' pericolosa. Quindi benissimo, la prova genetica è una prova regina, non lo dite a me, ci ho passato la vita a fare il DNA, quindi più di me nessuno può essere orgoglioso di quelli che sono i risultati. Però comunque bisogna sempre avere una umiltà particolare nell'inserire, nel dare il valore giusto alle prove scientifiche. Grazie, grazie per queste informazioni. Un vulnus che quindi poi diventa un vulnus probatorio, cioè è un dato, il contributo del consulente. Anche qui forse sotto te gioia, no? Cioè ognuno di noi è portatore di un contributo, quello del consulente è un dato che poi sarà valutato. No, ma sembra una considerazione banale, ma impeccabile. Lei ti dice il DNA è suo, come sull'impronta, no? Io ho celebrato un processo in cui tutto si è basato su un'impronta che era stata lasciata su questo portafinestra, un'impronta soltanto, però oggettivamente l'accertamento tecnico non lasciava dubbi. E però la valutazione mia, poi, perché ho condannato questa persona per furto in abitazione, perché era una persona che non conosceva assolutamente quest'altra persona. Quindi lì la capacità del giudice è questa, che è un amico di famiglia, no? È l'amante di questa... No, e allora se tu poi vieni in udienza e mi dici no, ma io in quella zona non ci sono mai stato, questo paradossalmente è un problema. Se lui avesse detto no, un giorno sono andato a montare il condizionatore e probabilmente ho lasciato l'impronta, lì sarebbe subentrato quel dubbio, non sull'accertamento, perché certo, l'accertamento non ti dà il dubbio, dato, ma sulla dinamica, dice beh effettivamente perché escludere che sia andato. Quindi considerazione sembra banale, invece è fondamentale, quindi si deve innestare in questo criterio, com'è che dice il titolo, razionale, finché non ci siano dubbi sull'affermazione di responsabilità. Grazie dottoressa. E dottor Gabriele Bardazza, consulente tecnico, a lei la sua relazione, grazie. Allora, mi riallaccio a quel che eccomi, mi sentite? Ecco, no. Stavo dicendo, mi riallaccio alla presentazione della dottoressa Baldi. Sì, gli accertamenti tecnici di solito rispondono a delle precise domande. C'è un... In generale si dice se una domanda è buona, la risposta sarà anch'essa buona. Se la domanda è formulata in maniera cattiva, anche la risposta potrebbe essere in maniera cattiva. Che cosa significa tecnicamente poter affrontare un percorso di accertamenti tecnici in cui non ci sia alla fine, come spesso invece accade, un confronto tra, faccio una parafrasi, il libero convincimento di consulenti tecnici? Sapete perfettamente che molto spesso un accertamento tecnico, i risultati di un accertamento tecnico vengono poi discussi a posteriori in maniera anche feroce tra i convincimenti dei diversi soggetti, e quindi siccome l'accertamento dovrebbe essere un accertamento oggettivo, fatto che cristallizza una situazione,
questa condizione è una condizione che spesso si viene a generare. Io ritengo, per esperienza lo dico, che gli accertamenti tecnici, se hanno una fase preventiva in cui vengono definite le modalità dello svolgimento e in particolare ci sia una discussione tra tutti i tecnici preventiva ancora prima dell'accertamento alla procedura che viene utilizzata, ovvero alla definizione dei limiti che quell'accertamento che si sta per compiere ha intrinsecamente all'interno, e una discussione su quella che sarà la lettura dei risultati, quindi anticipare tutta una serie di questioni tecniche e non lasciare poi questa discussione successivamente a quando ci saranno disponibili i risultati, aiuta a contenere e a consentire una cristallizzazione di fatti che sono poi utili all'accertamento della verità, la verità processuale ovviamente, e siano utili al libero convincimento del giudice. Tutto questo, come diceva la dottoressa Baldi, presuppone che ci sia una onestà intellettuale dei consulenti tecnici, e questo considero che debba essere così, è un elemento di cui non voglio discutere. Diverso però è una posizione in cui quella, prima è stata citata la verginità conoscitiva anche del consulente tecnico nei confronti della tentativo di dimostrare un proprio convincimento. Ecco, questa posizione spesso i consulenti tecnici se la dimenticano, cioè è una condizione, io mi precostituisco un convincimento ancor prima dell'accertamento tecnico e poi cerco di forzare il risultato del convincimento tecnico perché dimostri quel mio convincimento. Ecco, questo è un errore che frequentemente vedo e riscontro negli accertamenti. Ovviamente non tutti gli accertamenti tecnici possono essere condotti con questa modalità, perché alcuni di questi sono tipicamente esplorativi. Questi devono essere utilizzati con grandissima attenzione, perché gli accertamenti tecnici esplorativi, quelli che vengono fatti di solito dalla polizia giudiziaria, in cui vengono acquisite appunto le tracce utili biologiche utili per la definizione del DNA, le datiloscopiche e quant'altro, hanno intrinsecamente dei limiti, e sarebbe buona cosa, ancor prima di licenziare le relazioni tecniche, che queste riportassero i limiti degli accertamenti. Cosa che invece, sia per quanto riguarda gli accertamenti tecnici dei CDPM, che per quanto riguarda anche qualche volta i periti del giudice, questi limiti non vengono mai indicati. La scienza ha insegnato a tutti noi che la decliniamo più o meno in varie forme che è importante conoscere per ogni accertamento qual è l'errore che si sta andando a compiere e quali sono i limiti dell'accertamento che si sta andando a fare. Questo è in generale il contenuto di quello che volevo rappresentare, che è molto semplice, ma che purtroppo si perde con una frequenza, a mio modo di vedere, molto rilevante, ed è l'elemento che mi ha portato a essere qui oggi, nel senso che io proprio su questo caso, nello specifico, ci sono tutta una serie di elementi tecnici che poi vedremo se ci sarà il tempo di declinare, scontano esattamente questo problema. Il limite del contenuto tecnico, cioè il contenuto tecnico declina poi una narrazione di qualche cosa che è diversa dal contenuto tecnico in sé per sé. Questo è quello che ci tenevo a dirvi. Pronto? Sì, sì. Grazie. Okay. Grazie, e torneremo poi sulla consulenza. No. Dopo torneremo. Ok, perfetto. Allora passerei la parola, cogliendo l'occasione della sua visita, al professor Pierdomenico De Gioia, carabellese, spero di aver pronunciato tutto correttamente, che ci porta un contributo conoscitivo della sua esperienza che sta facendo. Prego.
Allora, vi ringrazio, sono stato coinvolto, ma ho torto collo, ma lo faccio con piacere, quindi sono un professore ordinario in Gran Bretagna, un professor Business Law and Regulation, e però ho questa occasione di essere come persona originariamente italiana. Mi pare di capire che mi viene chiesto di dare conto di quello che è, di quella che è la realtà in Gran Bretagna, di ciò di cui state parlando. Ho sentito il dottor De Gioia parlava del, in modo molto puntuale, del concetto secondo cui, del principio in base al quale il giudice italiano, se nell'ambito di un giudizio penale, deve decidere al di là di ogni ragionevole dubbio. Mi pare anche di capire che questo, sono anche avvocato in Italia, ma un avvocato più civilista, quindi non vorrei adesso rifare l'esame d'avvocato anche in Italia, però non sapevo che questo principio in realtà è stato introdotto recentemente. In realtà quello che è al di là di ogni ragionevole dubbio è un corroborato principio del common law in Gran Bretagna, quindi il giudice penale non può decidere in merito ad un indagato, ad un soggetto che è investigated, sottoposto ad indagini, perché l'indagine si chiama investigation, criminal investigation, se non vi è il reasonable doubt, quindi non deve essere, può decidere la colpevolezza beyond any reasonable doubt, che mi sembra sia la traduzione più o meno italiana. In inglese, diciamo, anzi, l'Italia si è adattata, mi pare di capire, con una certa sorpresa, perché appunto in Italia sono civilista e non penalista, ed è un principio assolutamente fondante del diritto, dei tre diritti che ci sono in Gran Bretagna, perché nell'ambito penale, pur essendo la Gran Bretagna una nazione sovrana, a livello di ordinamento, soprattutto penale, ci sono tre sistemi giuridici: Scozia, Inghilterra e Galles, che sono un'unica cosa, e da ultimo l'Irlanda del Nord. Questo vuol dire che, ad esempio, commettendo un reato in Scozia, la più di tipo penale, quindi nel contesto penale, la più alta corte è Edimburgo. Ora, nell'ambito civile, mentre in Inghilterra e Galles sarà la più alta corte che decide, all'ultimo grado è la UK Supreme Court, quella che prima fino al 2009 si chiamava la House of Lords, ben nota anche immagino in Italia. Ora, nell'ambito civile invece il principio consolidato nel common law britannico, nei common laws, nei diritti comuni che ci sono nelle tre giurisdizioni, è che il giudice decide, come diceva accennato dal dottor De Gioia quando era giudice civile, on the balance of the probabilities, quindi sulla base o possibilities, direi forse questa seconda formula è meglio, on the balance of the possibilities, quindi tenuto conto, on the balance, bilanciando le diverse possibilità, il giudice ritiene che in un giudizio appunto civile una determinata parte abbia ragione e l'altra invece abbia torto. Prego. Interessante, e qui ho letto con attenzione il libro del dottor De Gioia, mi riprometto di leggere anche quello di Gabriele Ambrosio. È molto interessante. Ora, non conoscevo, essendo stato fuori in Gran Bretagna negli ultimi quasi 20 anni, vari cognomi, chatti o altri soggetti che hanno altre persone, altri nomi che sono diventati così iconici
direi, anche in relazione alle stagioni. Mi pare di capire che agosto si presti maggiormente alle cronache criminali. No, ovviamente in Gran Bretagna abbiamo un diverso clima, non abbiamo agosto, la temperatura massima è 20 gradi, quindi forse non abbiamo queste esigenze, diciamo così, di appetito giornalistico. Allora, detto questo, e tornando sul piano strettamente giuridico, l'indagine di carattere penale è sottoposta ad un rigido principio di riservatezza, soprattutto della persona che viene sottoposta, della persona sospettata. Voglio fare un esempio. Non è la persona indagata già da parte dei media, da parte dei giornali, già offerta in pasto, diciamo così, al pubblico, questa persona indagata. Il linguaggio che si usa frequentemente, ed è una formula che per certi versi si presta già ad un'interpretazione di quello che sta accadendo, ma è rispettosa, a mio avviso, più rispettosa dell'individuo, è: abbiamo una videocamera, una telecamera che ha ripreso una persona molto vicina al luogo dove è stato commesso un omicidio. È molto probabile che quello è l'indagato, perché è l'unica persona, ma ai giornali viene detto, perché c'è l'esigenza di individuare questa persona che è tecnicamente non è stato ancora contattato dalla polizia, si dice: abbiamo bisogno di parlare a questa persona. Il giornale, quindi diversi giornali, pubblicano l'estratto di quella videocamera, quindi la figura si vede, è molto probabilmente l'indagato, ma in un contesto di rispetto, diciamo, dell'indagato, si dice: noi abbiamo bisogno di parlare di questa persona. Ovviamente c'è un contesto totalmente diverso. Ora, che viene, tenete presente che si è parlato del reato di diffamazione. È chiaro che il diritto sostanziale penale in oltre Manica è molto diverso da quello italiano, perché l'acrimonia di tipo penale, cioè il considerare penale, condotta penalmente rilevante, una serie di condotte, penso ad esempio alla mia area, quella del business, dell'impresa, costituisce reato in Italia, ma non è reato in Gran Bretagna. Quindi abbiamo parlato di diffamazione, il libel nel common law o defamation, la diffamazione non costituisce reato, è un tipico esempio, fra l'altro quando si diventa avvocati in Gran Bretagna, il tort law, l'illecito extracontrattuale, l'area degli esami, delle domande che si chiedono agli esaminandi, e la diffamazione costituisce un caso tipico di illecito extracontrattuale. Quindi è chiaro che i giudici, innanzitutto non esiste un magistrato requirente, salvo casi particolari di agenzie specializzate in crimini, penso all'Office of Fair Trading, un'agenzia specializzata nelle truffe di carattere molto sofisticato, di carattere finanziario, che è un'agenzia specializzata come se fosse la Consob in Italia, come se la Consob avesse anche funzioni, diciamo così, penali. Ma altrimenti c'è il giudice, che è la court, come il dottor De Gioia, che giudica, ma a svolgere le indagini è esclusivamente la polizia, quindi non esiste un magistrato. Quindi un contesto completamente diverso: non esiste una magistratura requirente, perché c'è l'organo di polizia, e quindi in un contesto, diciamo così, di attenzione, quello che è il focus, mi pare di capire, della interessante conferenza, direi soprattutto un maggiore rispetto nell'ambito delle indagini a quello che è il giudizio finale, cioè prima che non ci sia un processo, quindi la persona non sia stata, secondo le categorie italiane, rinviata a giudizio, quella persona non viene nemmeno conosciuta come indagata, una persona a cui la polizia deve appunto parlare. Quindi chiedo scusa, ovviamente spero di essere stato chiaro. Perfettamente chiaro, e ringrazio invece, perché esatto, molto interessante. E chi è che voleva? Riccardo? Sì. Prego.
No, io a questo punto volevo agganciarmi ad alcune considerazioni che sono state fatte da tutti i relatori. Per esempio, mi viene in mente l'aspetto che è stato evidenziato dalla professoressa Baldi, viene anche ripreso in, diciamo, nel caso Stasi in Cassazione proprio dal procuratore Cetrangolo in merito per esempio all'accertamento relativo all'essiccamento del sangue che è stato rinvenuto sul luogo del delitto. Io riporto la frase tra virgolette che è stata pronunciata da Cetrangolo nella sua requisitoria davanti alla Cassazione e per riallacciarmi appunto a quella considerazione che la professoressa faceva in merito all'apporto che viene dato dai consulenti, che poi però deve essere appunto contestualizzato con altri elementi del processo. Cetrangolo evidenzia questo aspetto, dice: la verità è che certi accertamenti ipertecnologici servono sicuramente a chi li fa, ma l'utilità di chi li commissiona è discutibile. Qui si sono dimostrati inaffidabili per l'impossibilità di verificare lo stato di essiccamento del sangue, oltre che per l'inquinamento del luogo a opera delle persone che vi ebbero accesso. Quindi ci diciamo, riallacciamo, partendo appunto da questo dato del processo Stasi, a quello che diceva la professoressa, cioè come poi viene svolto naturalmente l'accertamento e soprattutto il rispetto di tutta quella serie di regole che naturalmente permettono di dare una garanzia sul risultato che porta il consulente, ma soprattutto poi quel risultato deve essere naturalmente vagliato dal giudice che è chiamato a giudicare e portato insieme a tutti gli altri elementi che emergono dal processo. Nel caso specifico, diciamo, poi Bardazza io l'ho ascoltato e tra l'altro la figura di Bardazza a me mi interessava particolarmente perché Bardazza è stato prima un consulente, diciamo, della, tra virgolette, della procura, dell'accusa, perché ha avuto modo, diciamo, di sviscerare la storia della bicicletta e poi per sua sponte, rileggendo gli atti processuali, ha dimostrato di avere dei dubbi su come poi erano state svolte altre consulenze e senza che nessuno glielo chiedesse si è addirittura offerto, così almeno emerge, per, diciamo, far emergere tutte quelle incongruenze che c'erano state sulle modalità di svolgimento dei vari accertamenti e delle varie consulenze. L'altro aspetto che era stato anche toccato dal dottor De Gioia era sulla quantificazione della pena. Ha parlato del caso Ciontoli, che è stato condannato a 14 anni. Beh, rimane un attimo colpito se uno pensa a questa vicenda e a una condanna a 16 anni. Quel famoso discorso che ha accennato, cioè una pena che in realtà sembra quasi una via di mezzo dei giudici, che invece di affrontare, diciamo, la questione con magari appunto una sentenza diciamo tranciante, hanno preferito una via di mezzo, perché se noi pensiamo al caso in sé, quindi la pena in realtà non risulta essere una pena equa per il caso in sé in caso di colpevolezza, tanto che mi sembra che c'era stato il ricorso pure della procura che poi la Cassazione non ha accolto proprio relativo alla pena. E poi facendo poi tutta una serie di considerazioni finali, mi sembra anche che ritorniamo al punto, diciamo, di partenza, cioè noi veniamo da una cultura che è probabilmente, diciamo, che è diversa dalla cultura inglese, e mi è venuto in mente, perché poi su Filo Diritto, che è un portale giuridico di Bologna, avevo avuto modo di scrivere un articolo proprio sul... Sì, me lo sono studiato di qua prima di... Non ci credo, c'è il dottor De Gioia che legge... Sì, che, che c'è anche la critica al fatto di scopiazzare il sistema anglosassone. Il sistema anglosassone. Studiato da te. Ah, pensati. Quando noi nel 2006 è stato introdotto appunto il principio al di là di ogni ragionevole dubbio, c'è stata una accesa discussione in sede parlamentare. E forse, non so se vi ricordate, inizialmente il Presidente della Repubblica non firmò, ma non... Sì, mandò delle, perché chiese delle correzioni. Ma quello che adesso così voglio ripetere è l'intervento che venne fatto in riferimento appunto all'articolo 5, quindi al di là di ogni ragionevole dubbio, quindi all'introduzione di questo principio,
quando un deputato, tra l'altro di un partito tra virgolette garantista, si alzò e disse: signor Presidente, non condividiamo l'articolo 5 su cui ci accingiamo ad esprimere il nostro voto, con esso si modifica l'articolo 533 del codice di procedura penale e viene inserito il principio in forza del quale il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestato al di là di ogni ragionevole dubbio. Ebbene, siamo contrari a questa formula in primo luogo perché già adesso il giudice non può condannare se non ha la certezza della colpevolezza dell'imputato. Se sussiste il dubbio, la formula dovrà essere di tipo diverso. Ossia, vi dovrà essere comunque una soluzione con formula piena, ma pronunciata in presenza di un dubbio. Se le cose sostanzialmente non si modificano, siamo contrari a quest'articolo per due ordini di ragioni. In primo luogo, la formula semantica usata è del tutto al di fuori della nostra tradizione giuridico-processuale. È una formula semantica chiaramente tratta da una cultura giuridica diversa dalla nostra, ossia dalla cultura anglosassone. Così ci riallacciamo alle considerazioni fatte dal professore, che sono 20 anni che lei, quindi è quasi 20 anni che è in Scozia. In secondo luogo ci sembra che tale formula in qualche modo replichi quei divieti che si leggono da qualche parte dove il divieto non è semplicemente tale, ma è un severo divieto. E se è veramente proibito, dire che è severamente proibito è come affermare che è proibito. Allora, il discorso però, secondo me, poi si riallaccia alla considerazione iniziale. Non è tanto la formula al di là di ogni ragionevole dubbio. Cioè, il punto fondamentale è che il giudice, quando va a condannare o assolvere, poi nella motivazione dovrà rinforzare questa sua, diciamo, decisione, enucleando in una maniera particolareggiata tutti quegli elementi che gli sono stati portati nel corso del processo, e qui ci riallacciamo a quel discorso che devono essere elementi che però emergono nella fase processuale e non devono essere elementi esterni al processo, e dire perché è arrivato al suo libero convincimento, perché poi alla fine questa formula, al di là di ogni ragionevole dubbio, è una formula che non supera il principio fondamentale del nostro sistema processuale, cioè che il dottor De Gioia, nel momento in cui dirà che l'avvocato Radi è colpevole di qualsiasi tipo di reato, non mi permetterei mai, no, dovrà dire perché è arrivato a quella decisione, e nucleando in una maniera particolareggiata tutti gli elementi che sono emersi sia della tesi dell'accusa e quegli elementi che in qualche modo gli ha portato, diciamo, la difesa. Perché è vero che è l'accusa che deve dimostrare, però non ci nascondiamo sul fatto che poi la difesa porterà la sua antitesi, cioè la sua tesi contraria, e che in casi molto, diciamo, complessi come quello che stiamo, diciamo, in qualche modo trattando oggi, sono poi tutti casi che si basano molto spesso sulle varie consulenze, sulle varie, diciamo, disquisizioni relative ai singoli indizi. E qui poi emerge l'altro aspetto che purtroppo sembra anche qui una ovvietà, cioè che noi andiamo sempre più avanti e in un processo molto costoso. Perché non ci dimentichiamo che mentre la procura può nominare consulenti di chiara fama internazionale, la difesa si trova a contrastare questi elementi con le proprie capacità economiche. E per carità, in questo caso con molta difficoltà si è tentato di, diciamo, affrontare anche questo discorso economico, nel libro in qualche modo si dice pure, ma pensiamo a quante persone veramente non si possono permettere alcun tipo di consulenza, e a quel punto la consulenza che è stata, diciamo, fatta anche magari in maniera frettolosa, non rispettando tutti quei parametri che ci diceva la professoressa Baldi, diventa la prova regina di quella condanna, e non ci sarà neanche mai modo in qualche modo di riaffrontare quella questione. E questo è un altro aspetto, perché secondo me il nostro processo soprattutto richiede anche una notevole capacità economica. Recentemente c'è stata tutta una polemica legata al Ponte Morandi, al costo al 750.000 euro semplicemente per la richiesta degli atti processuali. Cioè, sì, qui l'innovazione tecnica ed informatica ci porta, e lo stiamo e ci accingiamo a chiederlo anche come ordine, a dire che ormai l'acquisizione digitale, l'acquisizione di un
non può avere costi, cioè non deve avere costi al pari di quelle che prima si chiedevano e ritenevano per le copie i diritti di cancelleria. Questo per esempio, Irma, è veramente una battaglia che andrebbe portata avanti, perché non si può pensare che oggi viene richiesto il pagamento dei diritti di copia quando in realtà il costo per l'amministrazione ormai non c'è, non esiste, è un costo risibile, cioè gli atti processuali in Gran Bretagna una sorta di stamp duty, un dovere di stampa che comunque non c'è in alcun atto di natura processuale, e aggiungerei anche in ogni rapporto con la pubblica amministrazione. Ma noi siamo, diciamo, ottimisti nel fatto che, visto che non c'è più adesso quel sistema di prima, ma andiamo verso il fascicolo penale telematico, quindi acquisire gli atti direttamente dal telematico non dovrebbe comportare più i costi. Perché pensiamo, abbiamo parlato del Ponte Morandi, per carità, poi il populismo, diciamo, porta a dire vabbè, tanto sono tutti imputati che se lo possono permettere, ma non è così, perché il problema di fondo è che ognuno di noi, ogni avvocato che affronta anche processi dove semplicemente magari si contesta un reato associativo, ci troviamo di fronte a migliaia e migliaia di pagine, migliaia e migliaia di intercettazioni e con costi che notevoli, e che devono essere comunque affrontati sempre da chi? Dall'indagato imputato. E quindi addirittura semplicemente sapere gli atti di indagine ha un costo, tralasciando tutti quegli aspetti legati invece magari alle consulenze. Quindi veramente è un altro aspetto fondamentale per garantire che cosa? Un processo equo, cioè una possibilità comunque di difendersi nel processo con, non dico ad armi pari, ma quantomeno avere la garanzia di poter avere tutti quegli elementi che vengono portati dall'accusa nei confronti dell'indagato o dell'imputato. Non so se al dottor De Gioia è arrivato, c'è qualche altro spunto. No, invece volevo ricollegarmi alla considerazione impeccabile perché io poi, prima di venire qui, ti ho studiato sostanzialmente, perché andando su internet c'era questo breve saggio su ogni ragionevole dubbio, me lo sono andato a vedere. E effettivamente spiega la giurisprudenza di legittimità che questo ragionevole dubbio cosa vuol dire? Non considerare tesi ipotetiche o congetture, quindi io non devo motivare dicendo boh, forse sono stati gli alieni, forse è un suicidio, eccetera, ma devo rispondere con una motivazione forte, così da superare la tesi eventualmente della difesa, sulla quale si fa gravare la tesi alternativa. Questo io è una cosa che non concepisco. Devo spiegare perché quella tesi alternativa emersa dagli elementi del processo non è una tesi che può essere accolta. E questo è giusto nel momento in cui io devo comunque superare ogni ragionevole dubbio. Invece l'impressione che ho, leggendo con attenzione le considerazioni dell'autrice, è che la famosa doppia conforme abbia probabilmente sofferto della mancata motivazione sul ipotetico responsabile in luogo di Stasi. Capito? Nel senso, ora si arriva alla situazione paradossale che io per assolverti non mi devo limitare ad argomentare, a motivare dicendo beh, qui però non abbiamo tutti gli elementi, per esempio la traccia dell'anulare nella casa della ragazza, visto che lui fino all'1:50 della sera prima era stato nell'abitazione, è verosimile che sia stata lasciata, tu l'accerti, dici l'impronta è sua, e io da giudice ti rispondo beh, è comunque un'abitazione che frequentava, non era un estraneo, diverso se non avessi avuto rapporti con questa ragazza, e mi devi spiegare perché la tua impronta questo è importante, no? In questa vicenda io non sono entrata nel merito perché appunto ho letto ma non ho partecipato direttamente, però questa traccia che è di quel ragazzo, cioè non c'è dubbio, però ovviamente ha un significato probatorio relativo perché quello stava là, quindi però la cosa che poi ti fa riflettere,
con la prima sentenza di questo giovane giudice, così me lo descrive l'autrice, che si è fatto prendere mille scrupoli, ha fatto un abbreviato, che non era abbreviato, perché lo ha istruito. Alla pena di 16 anni si arriva perché, essendo un abbreviato, in realtà era una pena di 24 anni, poi sono state escluse le due aggravanti della premeditazione e della crudeltà. Questo ha portato poi a una pena che, come dici tu correttamente, è contenuta rispetto all'altra situazione della quale abbiamo parlato. L'impressione però è quella che io ho, è che sia la sentenza di primo grado che quella di appello che l'aveva confermata ha peccato sotto quell'aspetto, perché qualcuno forse in quella motivazione voleva trovare delle argomentazioni su chi in ipotesi era stato il colpevole. Ma io non penso che questo tocchi al giudice, perché il meccanismo di ogni ragionevole dubbio vuol dire che, se tu il dubbio ce l'hai, lo puoi avere su tutti, voglio dire, non è che ti devo, per assolvere questo soggetto sul quale non abbiamo questi elementi granitici, indicare io eventualmente un altro soggetto, se l'attività investigativa non si è spinta a quello, sulla difesa non l'ha detto. Questo, secondo me, anche su questo dovremmo riflettere. L'autrice vuole dirci qualche altra cosa? Posso dire? Cioè, io ho sentito un sacco di cose interessanti. Di tutto. Un sacco di cose interessanti. Si è parlato del peso mediatico, no? Siamo partiti dal physique du rôle cinematograficamente perfetto dell'indagato, condannato, eccetera. Si è parlato di una cosa anche molto interessante, l'etica del consulente. Ne hanno parlato entrambi qui i tecnici, no? Dell'etica del consulente, del libero convincimento del consulente, ha rivendicato il dottor Bardazza. E poi interessante anche questa cosa che diceva il dottor Bardazza, della verginità conoscitiva che dovrebbe avere anche il consulente. Perché ritorniamo al fattore umano, ritorniamo a come funziona il nostro cervello. Però al fattore umano mettiamo le regole processuali, quindi cioè le regole poi di acquisizione del dato e quindi di analisi genetica, del consulente che fa i rilievi, quindi se rimaniamo tutti nell'ambito delle proprie regole non possiamo che dare quel contributo che serve poi al giudice alla fine per giudicare e per poter giudicare. Quindi noi partiamo oggi di certezza della prova. Parliamo di oltre ragionevole dubbio, parliamo di una doppia conforme, che nel caso di doppia conforme di condanna comporta poi una sentenza di conferma della condanna. Quindi sono tutte valutazioni che però dobbiamo riportare nell'ambito anche l'apporto mediatico. Allora l'influenza può essere anche l'influenza sociale, del contesto sociale. Quindi cioè, io ritengo che siano tutti fattori esterni che dobbiamo anche con occasione di incontro come queste, anche con libri come questi, continuare a far rimanere esterni alle regole processuali. La regola processuale, il processo deve essere un ambiente asettico, un ambiente chirurgico, un ambiente in cui con la certezza della prova e con la gravità indiziaria, quindi con indizi devono essere gravi, precisi e concordanti, e solo in quel modo il giudice può decidere. Non credo che diversamente non si possa, prego. No, ricollegandomi a quello che dice Irma, il rispetto delle regole processuali non è soltanto il mero formalismo, no? Quello è fondamentale. Per esempio l'inutilizzabilità di intercettazioni che sono state acquisite in violazione di legge. Ho un esempio calzante per quanto riguarda il caso di Stasi. Io ho letto che nella prima fase lui era stato portato dai carabinieri. Io ricordavo una situazione diversa, io mi ricordavo che si era sospettato quasi un atteggiamento molto morbido nei confronti di Stasi da parte dei carabinieri, perché si diceva, sai, comunque conoscevano la famiglia, i genitori, c'è stato un attimo. Invece da quello che ho letto mi è sembrato di vedere un passaggio in cui addirittura uno dei carabinieri si mette con un atteggiamento, addirittura lo offende al fine di indurre alla confessione. Ora, questo per fare un esempio come funziona il processo penale in Italia, ed è giusto che funzioni così perché le regole devono essere rispettate. Se su sollecitazione degli operanti, cioè delle forze dell'ordine, Stasi avesse in ipotesi confessato, in assenza di un avvertimento che ti deve essere dato, in assenza del difensore, io ho una confessione che non può essere utilizzata. Allora, qual è il rischio? E qui torna al discorso che faceva Irma.
che se ci sono delle regole, io non posso superarle, nel senso io non mi posso far condizionare come magistrato perché io quella confessione l'ho letta ma non la posso utilizzare, perché altrimenti quella inutilizzabilità io la scavalco, perché poi in tutta l'attività processuale io faccio forzature per superare quel dato che non è utilizzabile. Allora è meglio arrivare a una soluzione, anche se intimamente tu hai una serie di elementi che ti danno contezza diversa. È il caso di chi confessa l'uccisione della moglie e ti dice dove è stato seppellito, perché in quel caso io ho un elemento ulteriore che supera la confessione, perché lì ho trovato il corpo, ma quello non vuol dire che l'ha ucciso lui, perché in ipotesi potrebbe avere avuto conoscenza o partecipato. Quindi è molto complicato il processo penale, e questo libro descrive una serie di passaggi che fanno riflettere. Ma noi non ci dobbiamo mai dimenticare, no, la famosa differenza tra la verità sostanziale e quella processuale. Spesso lo stesso giudice assolvendo sa che sta assolvendo un soggetto colpevole, ma io, se non ho gli elementi processuali, non posso fare la forzatura, perché il buon avvocato te la impugna e la soluzione ti arriva nel grado successivo. E molti si meravigliano, dicono: però perché allora questo formalismo, se noi sappiamo che è colpevole? Ma il processo si fa per questo, perché quelle sono garanzie, anche perché eventualmente la confessione che uno rende in assenza del difensore, in assenza di avvertimenti, ma che genuinità può avere quella confessione? Che cosa è stato scritto? Perché poi alla fine tu firmi quello che è stato scritto da altri. Ipotizziamo lo straniero, che non sempre ha proprio una piena conoscenza del termine, perché il termine da operante, perché l'operante viaggia con l'imperfetto e utilizza dei termini abusati che lui inserisce, casomai prendendo il verbale che ha scritto in precedenza e te lo fa firmare. Sulle violenze sessuali, quante volte la descrizione del fatto viene un po' filtrata? Allora io sono favorevole, e questo vale anche per la fase dibattimentale, per la grande problematicità che abbiamo per la rinnovazione dell'atto, filmiamo. Quando tu vai dagli operanti e vai a denunciare un fatto, io ti devo filmare. Così poi vedremo il filmato, anche in dibattimento, quello che viene detto, filmiamolo, perché tanti elementi, anche quelli dell'atteggiamento della persona, possono avere una loro importanza. Beh, a questo punto allora mi aggiungo un'altra considerazione, perché, anzi con tre considerazioni. Noi siamo stati abituati spesso a ADR, cioè a domanda risponde, senza sapere qual era la domanda. Cioè, se riflettiamo su quanti processi vengono fatti, dove i verbali c'è scritto ADR. Ma qual era la domanda iniziale a cui ha risposto il testimone? Sì. Non si sa. E questo è un altro passaggio. Noi parliamo sempre della nostra culla civiltà del diritto. Ma a proposito di progressi tecnologici, ma non credo che sia così impossibile ormai in un verbale riportare la domanda precisa che viene posta e la risposta, e anche filmare il tutto. Perché a proposito di confessioni, adesso mi viene in mente, perché a giorni ci sarà l'anniversario, no? Ma noi pensiamo al caso del processo Borsellino. Cioè, in Italia noi siamo riusciti a condannare in via definitiva diverse persone sulla base di una dichiarazione di un pentito che era stata poi, si scopre successivamente, estorta con delle varie pressioni da parte, c'è un processo adesso in corso a Caltanissetta, da parte di agenti della PG. Quindi il rischio è anche su delle cosiddette confessioni, cioè il giudice poi è chiamato sempre a un'attività di verifica, cioè abbiamo addirittura la prova regina, no? Cioè una confessione, ma il giudice poi è chiamato però a contestualizzare, a verificare quella confessione con degli elementi. Sono d'accordo con te. Questo è il punto. È la cosa che spiego sempre, che la confessione di per sé sposta poco. Il famoso zio Michele che disse "ho stato io", e lì doveva essere chiuso il processo. Invece quello che aveva raccontato a un'analisi più attenta invece non l'aveva portata a questi riscontri. Però per fare un ultimo esempio in punto di diritto, per far capire come alle volte tu hai degli elementi che nella sostanza ti avvicinano a una realtà che poi processualmente non può essere utilizzata, esiste una norma importantissima nel codice del processo penale, il 103 della procedura penale, che sono le guarentigie dei difensori, che non è un privilegio che hanno i difensori, ma una garanzia per i soggetti imputati. Cioè tutte le conversazioni che intercorrono col difensore tu non le puoi intercettare,
Perché quelle sono le regole del gioco, perché se io mi confronto col difensore, a parte che nel momento in cui parlo col difensore non necessariamente sto dicendo la verità, perché io potrei raccontarti e prendermi la responsabilità di un altro soggetto. Allora in quel caso, per esempio, io ho il passaggio alla dichiarazione che viene resa al difensore nel segreto del rapporto che esiste col difensore e, le regole processuali mi impediscono di utilizzarle. E quella è una sacrosanta garanzia per il cittadino, non è un privilegio per il difensore. Volevo soltanto riallacciarmi ai conigli di Dostoevskij che citava il dottor De Gioia. Mi pare che qui siamo tutti d'accordo che è meglio, credo, no? Meglio un colpevole fuori che un innocente in galera. Penso. Soprattutto fino a quando non è giudicabile colpevole, non è neanche vero che ci sia un colpevole fuori. Vuol dire semplicemente che non c'è un colpevole dentro. Cioè, io penso che siamo tutti veramente d'accordo che le garanzie governano il nostro mondo, la nostra società, è a beneficio di tutti. E quindi vi ringrazio oggi per questa occasione, questo dibattito e questo confronto. Gli avvocati esercitano la loro funzione nel rispetto delle regole processuali, contribuendo a quella formazione della giurisdizione a cui i magistrati, dimandati ai magistrati, che sempre nel rispetto delle regole devono, perché il dottor De Gioia mi dirà il suo potere e dovere di emettere una sentenza nel rispetto delle regole. E oggi tra l'altro noi abbiamo l'importanza dei consulenti, il dato che viene offerto, il contributo che viene offerto, e interessante anche l'interessenza, scusate, gioco di parole, con l'ambito letterario, che poi è come il cittadino, è come la società legge e interpreta gli atti. E questo giustizialismo sono d'accordo che dovremmo un attimo riporlo, perché le garanzie, ripetiamo sempre, sono a beneficio di tutti. L'ultima battuta però noi la dobbiamo ricordare a un grande processual penalista, proprio al professor Giarda, che è stato l'avvocato tra l'altro di Stasi, a cui penso che possa andare il nostro saluto conclusivo. Grazie a tutti.